Credo di aver visto 8-10 conferenze dell'avvocato Amato, di averne viste due o tre di Adinolfi, persone estremamente preparate, molto preparate sull'argomento. Sto parlando dell'argomento dell'ideologia gender. Poi, però, pian piano, analizzando quel che dicevano entrambi, mi sono reso conto di alcune cose un po' strane, riferimenti magari esclusivamente a Wojtyla, Benedetto XVI, Francesco, addirittura. E in realtà non mi spiegavo questo solo riferimento a questi papi. E quindi mi era venuto qualche sospetto, cosa c'è dietro, che cosa accade, eccetera. Poi mi sono visto il video sulla presentazione a Roma, penso, del partito Il Popolo della Famiglia. Qui c'era Adinolfi in qualità di leader trascinatore e alla sua destra, un po' più là, c'era Amato e là non ho avuto più alcun dubbio, cioè i miei sospetti erano più che fondati perché sentivo parlare di libertà, democrazia, eccetera, eccetera. Quando sento queste parole da parte di un cattolico, naturalmente mi si rizzano le antennette. Poi ho fatto qualche altra ricerca e i miei sospetti, appunto, erano più che fondati. Si sta preparando, in salsa cattolica un altro movimento 5 Stelle. Cioè, quindi, siccome i cattolici fanno gola a molti, si fonda un partito, si raccolgono consensi, ma poi si va in tutt'altra direzione. Questa è la mia conclusione. Se qualcuno magari mi vuole smentire, che mi porti delle prove. Io ho raccolto tanti e tanti di quegli indizi inizialmente e anche delle prove successivamente, per cui affermo quanto dico con grande certezza, anzi, con grande certezza. Si sta preparando una sorta di movimento 5 Stelle in salsa cattolica, perché il voto dei cattolici fa gola a molti. Quindi qualcuno si è messo alla testa di questi cattolici insoddisfatti anche dall'atteggiamento, dei comportamenti dei vertici e della gerarchia vaticana, e quindi è facile poi prendere questi cattolici e sventolando un certo argomento, un certo tema, portarli poi probabilmente, sicuramente, in un vicolo cieco. Grazie e alla prossima.